Senti Mario, è arrivata un'email di un tifoso della Salernitana. Diceva, pensando che avessi la maglietta tutta nera, invece in realtà non è così, lo voglio dire. Dice: Pisani è a lutto alla seconda di campionato. Mario, una sconfitta che sostanzialmente era anche insomma, preventivabile, visto la partenza buona della Triestina che in posticipo aveva impattato 1-1 con il Bari, però come dicevi tu la squadra non ha giocato bene, il solo De Zerbi non è bastato e sto girando sui forum e l'unica notizia che forse è interessante che ti posso leggere al volo è quella di un tifoso Marco che scrive che forse si parla di un avvicendamento societario per martedì di questa settimana e chiaramente c'è molto scoramento tra i tifosi, molti che hanno visto la partita tipo Wolfie Shade e qualcun altro, Lupo Ciamurro, dicono che c'è bisogno di intervenire sul mercato soprattutto in difesa e a centrocampo. Spieghiamo un attimo perché tu hai questi nomignoli. Volevo giustamente, fai bene a precisarlo, forse sono stato veloce nella disamina ma ho dimenticato insomma, di citare che siamo collegati appunto via internet, abbiamo innanzitutto la nostra posta elettronica che è goldengoltv@libero.it e stiamo visionando, monitorando alcuni forum di calcio, in questo momento quello dell'Avellino, stavo visitando anche quello della Cavese. E il forum in questione è www.soloavellino.it, che è un forum appunto di tifosi biancoverdi e insomma i nomignoli sono i nickname dei ragazzi che stavano lasciando delle impressioni sulla gara. Ricordiamo anche agli altri tifosi delle altre squadre campane che potranno fare azioni. Certo Michelino, allora mi raccomando ai nostri telespettatori, attenzione perché al di là adesso degli email che manderete che ce li leggerà Pisani mentre gli sms come al solito ce li legge Ada, però state attenti ai forum perché naviga Pisani sui vari forum di tutte le squadre campane per vedere cosa dicono i tifosi per una sconfitta, per una vittoria o per un pareggio.